My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of one step in back of themselves and the slow-moving dream. Ciao a tutti amici, io sono tornata come promesso col grande Igor Pasin. Ciao! E continuiamo a parlare del mio country, cioè il country secondo Igor in base all'esperienza che hai avuto, perché esatto. Parlavamo l'altra volta che sei partito giovanissimo, non avevi neanche la patente, quindi lui è stato proprio uno dei precorritori del country, perché il country in Italia è arrivato poi tardissimo, in effetti, come dicevi tu. Sì. Quindi hai avuto l'opportunità di arrivare in questo tanto aspirato giovedì sera. Quindi come hai fatto poi ad andare avanti a imparare? Io continuavo ad andare al giovedì finché un po' alla volta... Hai imparato l'inglese? Oh, no, non lo so ancora l'inglese, sono completamente... Ci ho provato! No, un po' alla volta ho comunque fatto conoscenza con il barista, con qualche marines, e dopo 6 mesi ho trovato anche la ragazza, ecco. Che è stato un grande aiuto, ed è arrivata anche lì a pennello perché il marito di mia cugina è stato trasferito, perciò non poteva più farmi entrare, però comunque avevo fatto delle amicizie che potevano appunto mettere la firma per poter entrare in caserma. Esatto. E quindi con questa ragazza hai imparato tutti e tre gli stili, ti sei buttato su tutti e tre o c'era no. uno che ti particolarmente ti piaceva? Ho tentato, ci ho messo un anno per imparare il primo ballo perché ero completamente negato, ero fuori sì. tempo, scoordinato, le avevo tutte. Pur avendo così tanta passione per la musica, di solito quando ti entra nelle orecchie poi il corpo si muove, no? Sì, si muoveva, ma non giustamente. Grandissimo, dovete prestare la ragazza che cosa avrebbe da dirmi. Su, quindi un anno per imparare, però sì, tutti e tre o eri particolarmente, ne prediligevi uno? Allora, io prediligevo la line dance e il country swing. Country swing perché ero un po' più portato, dato che non bisognava tenere un tempo ben specifico, era più libero. Poi si è perfezionato il country swing, dopo 4-5 anni l'ho visto fare da altri americani che avevano portato anche una determinata tempistica, c'era chi faceva tutte quelle figure con il tempo del two step, perciò era diventato ancora molto più complicato, ma all'inizio era molto libero, cioè si poteva ballare il two step che ha la sua cadenza musicale e a un certo punto l'uomo poteva smettere di tenere quella cadenza musicale e poter far fare queste varianti alla ragazza senza avere una regola che seguisse prettamente il tempo. Incredibile. Perciò era molto basilare come ballo, era nato da poco, perciò nato da poco non aveva quella grande storia, cultura e quella grande evoluzione. E un po' alla volta poi si è avuto. Ma tu pensa. Allora, impari a ballare il country, esatto. E lo porti fuori dalla caserma. Non subito. Vai. Abbiamo iniziato con qualche festa che si faceva all'esterno, dove c'ero io, era venuto un altro ragazzo italiano che era amico della ragazza che avevo in quel momento, e insieme abbiamo chiamato altri ragazzi manis che ballavano, che abbiamo conosciuto, e abbiamo fatto vedere quel locale country in un paio di locali nel Vicentino. Parliamo, scusa, di che anni? Siamo nel 90. Nel 90, ok. Ok. Alla fine degli anni 90 andiamo e conosciamo il titolare di un locale di Vicenza, si chiamava Stefano, ed era il titolare del locale Bistrò. Parliamo di questo country, io non sapevo ballare ancora, stavo iniziando, miravo da fare, e gli si presenta un maestro di line dance che c'era all'interno della base, e organizzano un corso di ballo in questo locale, il Bistrò, questo nel 91 circa, dove uno dei primi corsi sì, di sì, country sì, in Italia, sì, perché esatto, okay. Dove vado e partecipo, certo. Okay, a questo corso che avevo già provato tante volte a ballare la line dance, non ci riuscivo, ma non c'era niente da fare. Non ce la faceva. E con la scusa che diciamo più italiani, perciò bisognava portare un po' di più pazienza, bisognava riuscire a farsi capire anche da più gente che non parlava l'inglese, con più calma, avendo già magari rubato qualche cosa in caserma, sono riuscito ad apprendere. Poi il corso è stato rifatto più avanti, dopodiché questo maestro è dovuto partire, non c'era più. E ho iniziato io ad insegnare quello che sapevo, quelle poche line dance che c'erano,
all'interno di questo locale. Cioè, da non averne un'idea, a non andare neanche a tempo, a prenderti la responsabilità di dire: ragazzi, io ste cose le so, vi aiuto, ve le insegno, ma... E da lì è partita questa vena, sì. Ti sei trovato a insegnare, ti sei reso conto che ti è piaciuto trasmettere informazioni. Non era una cosa che volevo fare, solo che qualcuno la doveva fare per poter andare avanti a mantenere un locale dove si poteva ballare. Gli altri ragazzi erano comunque altalenanti, c'era chi magari era portato ma non voleva insegnare, non voleva fare niente, perciò o chiudeva il locale o qualcuno prendeva in mano la situazione. E lì ho detto: ok, no, piuttosto che chiuda, io gli insegno quello che so. E a forza di dai e dai, lì ho iniziato ad insegnare bene o male quello che sapevo. Ma tu pensa, è una storia incredibile. Io ringrazio Igor Pasin per questa nuova puntata su questo trascorso country che ha davvero dell'incredibile. Vi aspetto con lui per la prossima puntata e che dire, al momento grazie. A voi. Grazie, ciao, alla prossima. My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems.